Ciao, io sono Fabio. Io sono Eleonora. Siamo del Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana e siamo qui per presentarvi il modo con cui allestire uno zaino da utilizzare in caso di emergenza. Un piccolo zaino dove contenere tutto ciò che può essere utile nei primi momenti di un'emergenza. Consigliamo che lo zaino venga allestito per ciascun componente della famiglia, anche per i più piccini, dato che l'allestimento dello zaino in tempo di pace può essere utile, nel momento in cui si verifica l'emergenza, a stemperare la tensione che si crea, facendo apparire un po' come un gioco, anche per i bambini più piccoli, che percepiranno sicuramente la tensione generata, la situazione, in modo che lo possano affrontare in maniera più tranquilla. Allora, come si prepara appunto uno zaino in caso di emergenza? Innanzitutto può bastare uno zaino di queste dimensioni, naturalmente, e una delle cose da mettere è una mappa della nostra città o comunque di dove siamo. Perché questo? Perché nel momento in cui usciamo dalla casa possiamo essere un po' comunque frastornati e non capire più in che direzione andare, eventualmente anche in un punto di raccolta. Quindi la mappa ci è utile anche da questo punto di vista. Naturalmente, cosa ci serve? Ci serve un kit di primo soccorso per le piccole ferite che si può avere, insomma, che possiamo avere anche solamente nel scendere dalle scale, se ci fossero, insomma, per tutte queste necessità. Ci deve essere sicuramente una bottiglia di acqua da un litro per gli adulti, mentre nello zainetto per i bambini un po' più piccoli basta anche una bottiglietta da mezzo litro, giusto per non dargli tutto il peso al bambino. Ci servirebbe anche un giubbottino impermeabile, perché non sappiamo in che condizioni meteo saremo, perché magari potrebbe anche piovere, potrebbe fare freddo, e proprio perché potrebbe fare freddo è meglio inserire all'interno anche un telino isotermico. Questo perché? Perché questo tiene molto caldo mettendoselo proprio sopra. Se una persona poi ha qualche patologia, ci devono essere per forza dei farmaci, i farmaci che noi usiamo. Quindi inseriamo dentro allo zainetto i nostri farmaci e dobbiamo avere anche di scorta almeno la copia delle richieste mediche dei farmaci. Oltre a questo, non può mancare l'elenco dei numeri telefonici dei nostri parenti più vicini, quindi magari il marito, i figli se sono lontani, i suoceri, i genitori, i vicini di casa. E oltre a questo è necessario avere anche e sapere, o comunque trovarlo scritto nel block notice, il numero della protezione civile, che nel caso del comune di Firenze è lo 055-7890. La quale protezione civile dovrebbe rispondere per dare indicazioni su come muoverci in caso di emergenza. Quindi inseriamo tutto questo all'interno dello zaino. Oltre a questo dovremo mettere anche un telefonino di scorta, anche di quelli vecchi che non usiamo più, però l'importante è che abbia una batteria carica e insieme naturalmente il caricabatterie. Quindi inseriamo anche questo all'interno. Insieme a questo dovremo avere a disposizione una pennina USB con all'interno tutta la documentazione sanitaria propria. Questo perché? Perché se abbiamo la casa che non possiamo andare, o comunque non ritroviamo più tutte le nostre cartelle cliniche, avere a disposizione una pennina con all'interno tutti i file ci è molto utile proprio per noi, insomma. A questo è utilissimo avere con noi anche un coltellino multiuso per tutte le necessità che comporta, naturalmente. Oltre a tutto questo abbiamo bisogno anche di inserire all'interno dello zainetto anche cibi a lunga conservazione, in modo da essere pronti per comunque sopperire alla fame che ci può venire, quindi cioccolata, miele e tutte cose utili per noi.
A questo non può mancare anche una copia del nostro documento di identità. Questo perché? Perché nel momento in cui noi usciamo di casa non è detto che ci portiamo con noi i vari documenti che abbiamo dentro alla borsa. Inoltre inseriamo all'interno anche del gel sanificante, oltre se lo avete anche una piccola saponetta e un asciugamano, perché comunque avremo così modo di poterci anche lavare delle mani quando abbiamo bisogno. Inoltre anche degli accendini. Generalmente ne dovremo mettere almeno due, perché spesso capita che uno non funziona mai. E cosa importante, per la prima necessità, anche almeno 100 euro in contanti, proprio per sopperire ai primi bisogni. E comunque portarsi dietro con noi, dentro allo zainetto, le chiavi della macchina, una copia, e le chiavi di casa. Questo comunque è tutto utile per poter rientrare in casa. Quindi lo zainetto. E questi, Fabio, abbiamo anche questi, abbiamo dei pennarelli che servono per i bambini nel caso in cui non avremmo fatto lo zainetto per il bambino, quindi inseriamo anche i pennarelli per il bambino. Quindi chiudiamo lo zainetto, ecco fatto uno zainetto di primo soccorso in caso di emergenza. Naturalmente questo zainetto bisogna tenerlo a portata di mano, o meglio vicino all'uscita di casa o comunque proprio nelle zone limitrofe. Un'ultima raccomandazione: lo zainetto non può essere fatto e lasciato lì. Esatto. Va periodicamente riguardato per verificare che l'acqua sia ancora buona, che i cibi siano ancora all'interno della data di scadenza, che il telefono sia carico e utilizzabile. Vi ringraziamo per l'attenzione e speriamo che vivamente questo zaino non vi serva mai. Ciao. Grazie.